Buongiorno a tutti e benvenuti alla giornata inaugurale del corso di alta formazione Management delle società calcistiche organizzato dalla School of Management della UM, la Libera Università del Mediterraneo Chamonix di Bari e Casamassima, organizzato in collaborazione con ADICOSP, l'Associazione Italiana dei Direttori e Collaboratori Sportivi. Sono il professor Tommaso Marchese, docente di diritto sportivo presso l'Università LUM e direttore scientifico del corso. Saluto i nostri illustri ospiti che di qui a poco verrò a presentare, i corsisti e tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su YouTube. Questa presentazione per noi della LUM è motivo di grande orgoglio. L'idea del corso è nata proprio a ridosso del periodo emergenziale e questo ovviamente ha accresciuto le difficoltà organizzative già insite nella novità dell'iniziativa. Non ci siamo però persi d'animo e oggi siamo qui pronti a partire per questa affascinante avventura. È anche una ragione di grande responsabilità perché per la prima volta che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha accreditato e riconosciuto un progetto formativo proveniente da una università per l'accesso diretto all'esame di abilitazione federale per iscrizione nell'elenco speciale dei direttori sportivi. Siamo però molto consapevoli dell'importanza della missione, abbiamo messo in campo la nostra migliore squadra per usare un gergo calcistico. Passo dunque immediatamente la parola per un messaggio che è al contempo augurale e di benvenuto al nostro magnifico rettore, il professor Emanuele De Gennaro. Prego, magnifico rettore, grazie. Grazie Tommaso, in qualità di rettore dell'università ringrazio gli illustri ospiti, Gabriele Gravina che è il nostro amico di sempre e presidente della FIGC, il CT dottor Mancini e il dottor Morrone. Siamo anche, quello che ha già detto Tommaso, io lo ribadisco, cioè siamo come università orgogliosi di questo accordo con la ADICOPS e del riconoscimento del corso da parte della FIGC che dà appunto la possibilità a giovani di poter avere quelle, diciamo, quei requisiti necessari per poter poi accedere a un'attività che è quella del direttore sportivo. Noi come università è quello che facciamo da 25 anni, cioè quello di cercare di dare ai giovani di dare quelle competenze necessarie per essere poi protagonisti del proprio futuro. Ed è importante farlo nel mondo del calcio, perché il mondo del calcio è un mondo che riveste aspetti economici, ma anche aspetti emozionali e di grande passione che muove grandi masse, non solo per il nostro paese, ma anche a livello internazionale, dove sicuramente la Federazione Gioco Calcio, il calcio italiano ne fa da protagonista. È una realtà che abbraccia anche importanti aspetti economici e che contribuisce in maniera significativa al bilancio del nostro Stato, muovendo interessi in vari ambiti. E quindi sicuramente elevare le competenze, dare professionalità e rendere quelle che sono le aziende che girano nel mondo del calcio più competitive è sicuramente qualcosa che ci onora e che va nella direzione che diciamo, ha fatto nascere e che sta facendo continuare a vivere e a proseguire nel proprio compito la nostra università. Quindi ringrazio per questo la FIGC, la ADICOP e un saluto a tutti quanti, buon lavoro e lascio la parola a Tommaso Marchese, grazie. Grazie magnifico rettore, le sue parole sono di grande incoraggiamento per tutti noi per cominciare al meglio questa splendida avventura. Ora vi presenterò brevemente i nostri illustri ospiti, che in realtà non avrebbero bisogno di presentazione, ma lo faccio per dovere di ospitalità. In alto sullo schermo vedete Alfonso Morrone, presidente appunto di ADICOSP, che ha partecipato peraltro già al primo incontro con i nostri corsisti lunedì scorso e che annoveriamo anche tra i docenti del corso.
lo ringraziamo anche per la collaborazione che ci ha fornito. Di qui a poco darò a lui la parola. E poi due ospiti che costituiscono la certificazione di qualità del corso. Gabriele Marina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che annoveriamo peraltro tra i nostri docenti istituzionali. Uno che ha sempre fatto cose molto straordinarie nel calcio, a partire dal miracolo sportivo del Castel di Sangro, una doppia promozione, due campionati di Serie B importanti, addirittura un libro di uno scrittore americano che ha raccontato le gesta. Gabriele Gravina era a Berlino nel 2006, nella notte magica del Mondiale di Germania, ha una lunghissima carriera nei ranghi federali, è stato eletto presidente della nostra federazione nell'ottobre del 2018 e con la sua forza tranquilla sta innovando il calcio come pochi hanno fatto in precedenza. Tempo peraltro a scrivere a lui e ringraziarlo anche molto di questo, la ostinata determinazione nel far ripartire il calcio e di questo gli siamo tutti quanti grati. Roberto Mancini, fuori onda, ha detto che ci vorrebbero 3 ore per presentarlo, per tutto quello che ha fatto. Ha iniziato a calcare i campi di gioco della massima serie calcistica quando era poco più di un bambino, non aveva neanche compiuto 17 anni e quando era ancora un minorenne ha esordito addirittura la nazionale Under 21, poi ha giocato 36 partite in azzurro, una carriera che non si può raccontare in pochi minuti, sarebbe per lui offensivo. Peraltro il calciatore italiano che ha vinto il maggior numero di Coppa Italia, 26, detiene questo record anche da allenatore, ha avuto successi importanti in Italia ma anche all'estero, ricordiamo una meravigliosa Premier League vinta all'ultima giornata con il Manchester City che era a digiuno decenni di vittorie. Con tutto questo grande pedigree non poteva che diventare l'allenatore della nazionale italiana di calcio. Da 2 anni è sulla nostra panchina azzurra, ha lanciato peraltro 24 nuovi giocatori, 24 calciatori italiani che nel breve volgere di neppure 2 anni hanno giocato per la prima volta in nazionale. È la rivoluzione dei giovani, la qualificazione per gli europei di calcio del 2020, purtroppo posticipati, ha segnato una serie di record straordinari che non si vedevano da molto tempo. 10 vittorie di fila, ha battuto addirittura la striscia di vittorie di Vittorio Pozzo, che è tutto dire, uno dei miti del calcio italiano. E, ovviamente avrò certamente dimenticato qualcosa e non si può dire tutto del nostro grande mister, ci vorrebbe davvero una diretta streaming di una giornata intera, ma ringrazio anche lui molto per la sua presenza che impreziosisce questa nostra giornata. Passo pertanto la parola al presidente Alfonso Morrone che ci onorerà di un breve saluto. Grazie. Grazie a voi per questa grande opportunità anche a nome di tutti i miei consiglieri di Adicost, perché siamo onorati e orgogliosi di essere partner con l'Università LUM per questo primo master, perché si tratta di master, che poi consentirà ai corsisti di andare a Coverciano a fare l'esame per l'abilitazione all'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori e segretari. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare alla PDC, perché il presidente Gravina ha avuto anche coraggio anche a rompere anche un po' il muro del conservatorismo della PDC, perché comunque sia questo è un evento storico, ragazzi, perché per la prima volta un corso per un'abilitazione professionale in ambito calcistico si fa fuori le mura della PDC, le mura della PDC. Questo però io anche in diverse occasioni ci tengo a sottolineare, noi non dobbiamo prevaricare nessuno. Settore tecnico di Coverciano, secondo me, è un fiorocchiello del calcio italiano e non solo del calcio italiano. Però, dando anche questo valore aggiunto, questo valore anche accademico di questo corso, perché questo è un corso d'élite anche a livello europeo, perché insomma parliamo di un master importante. Quindi diamo l'opportunità ai corsisti, oltre all'abilitazione del direttore sportivo, anche di conseguire un titolo di studio qual è il master. Quindi io di questa iniziativa sono orgoglioso e sono onorato.
Ringrazio pubblicamente il presidente Gravina che ha autorizzato questo corso. Lo ringrazio perché comunque sia dà quel valore aggiunto anche di qualità a livello di formazione di una categoria che secondo me ha bisogno di formazione e di qualità. Noi dobbiamo cercare di dare quel valore aggiunto nei club calcistici perché poi magari troviamo sempre di meno, ma comunque sì, ancora esistono situazioni anche disastrose, anche perché dure anche magari a incompetenza e mancanza di professionalità all'interno di un club. Questo ci tenevo a precisarlo perché lo sentivo proprio mio e anche per tutti gli iscritti e i consiglieri di Adicost che, ripeto, siamo onorati. E mi è particolarmente colpito anche la partecipazione dei corsisti. Noi qui diamo forse per la prima volta priorità all'esperienza calcistica, perché comunque sia l'esperienza non bisogna sottovalutarla, ma allo stesso tempo ci sarà anche corsisti che hanno già dato un percorso di studi, perché c'è gente che già è laureata, ha anche altri master, specialmente in campo economico, quindi questo ci permetterà sicuramente di avere varietà all'interno diciamo della classe. Purtroppo si farà online per ovvi motivi dovuti al Covid, ma io mi auguro che nelle prossime edizioni o anche nella stessa in questa magari saranno opportunità di avere possibilità di incontrare i corsisti, di fare qualche iniziativa. Questo lo auspico perché poi il contatto fisico è anche importante anche per il trasferimento di notizie e informazioni. Comunque, questo connubio, esperienza e qualità dei corsisti non fa altro che ben sperare alla riuscita del master. Poi, tra i corsisti c'è anche un presidente di un club. Questo io l'ho appreso con molto piacere perché è anche giusto che i presidenti che investono capitali nelle proprie società si possono anche aggiornare, formarsi e perché no, poi fare anche l'attività perché poi troviamo purtroppo molte volte il presidente tuttologo che non va bene. Quindi il presidente Maldi della Virtus Francavilla che ripeto, io l'ho detto l'altro giorno nella prima riunione informale, gli ho fatto i complimenti perché comunque sia in questo mondo dove tutti possono far tutto, il Presidente con un atto di umiltà ha aderito a questa iniziativa e io l'ho ringraziato in quella occasione. Oltretutto sono onorato e orgoglioso di avere in questa diretta e aprire questo corso in CT della Nazionale, quindi la squadra di tutti gli italiani, che insomma il professor Martese ha elencato tutti i successi, io da buon romanista dico ho vinto anche lo scudetto con la Lazio, però voglio dire, questo è già sintomo di qualità e di importanza di questo corso. Devo fare i complimenti poi all'alunno perché comunque sia ha studiato tutti i minimi dettagli, ha dato quel tocco di qualità che ci voleva. Pubblicamente ringrazio anche Giuseppe Dambone che in questi giorni si è prodigato H24 per la riuscita del corso, oltretutto per organizzare il calendario didattico. Io da direttore sportivo mi rallegro vedere nei docenti il direttore della Juventus Fabio Paratici, della Lazio Militare, dell'Atalanta Giovanni Sartori, ma anche altri che si susseguiranno durante le lezioni. Termino facendo un grossissimo in bocca al lupo a tutti i corsisti e che per tutti insomma sia questo l'inizio di un percorso importante a livello professionale. Grazie Presidente Morrone, crepi lupo innanzitutto a tutti. e grazie a lei per la sua partecipazione così strutturata anche nel corso, non solo per l'organizzazione ma anche per la docenza, quindi ci vedremo senz'altro nei prossimi giorni. Grazie a voi, a presto. Grazie. Grazie. Adesso passo la parola al Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, il professor Gabriele Gravina. Deve accendere il microfono. Non lo sentiamo. Eccolo, eccolo. Grazie a te, Tommaso, grazie a tutta la
l'università. Un ringraziamento di cuore al magnifico rettore De Gennaro, al quale mi lega, come a tanti nostri amici e colleghi, un rapporto di affettuosa amicizia, oltre che di condivisione di molti percorsi nel campo della formazione. Mi piace l'idea di questo corso di alta formazione in management delle società calcistiche, un'esigenza avvertita da più parti e credo che sia fondamentale nell'evoluzione del nostro mondo questo binomio così strutturato nel campo appunto della formazione. Quando si parla di sport e cultura, quella è che abbiamo trasformato ormai da congiunzione in un verbo molto forte, in un legame molto forte, perché lo sport è cultura. E nel momento in cui il mondo del calcio, un mondo particolarmente trasversale a tutte le categorie sociali e non solo sociali, ma anche e soprattutto economiche, credo che è un momento di grande significato, di alto significato, pensare che il mondo del calcio si apre al mondo accademico. È un'esigenza che noi abbiamo avvertito da tantissimo tempo, che oggi iniziamo con questo straordinario percorso, grazie anche alla qualità del corpo docente, alla qualità di tutti coloro che daranno il loro contributo come esperienza di vita. Sottolineo, in un mondo che coinvolge 4,6 milioni di praticanti, con 1 milione e 400 mila tesserati del nostro mondo, ma soprattutto un mondo che ha un impegno nel quotidiano, ma anche attimo dopo attimo. Basti pensare alle 570 partite ufficiali che vengono organizzate all'interno del mondo federale, e sono 1600 partite al giorno, 55 una gara ogni 55 secondi. Quindi noi non possiamo pensare di avere un sistema così complesso, così articolato, con un impatto economico stimabile in 4,7 miliardi di euro, non avere un livello di formazione, di preparazione nel campo della gestione a qualunque livello di altissimo profilo. E quindi un corso di alta formazione credo che sia uno degli elementi di riferimento indispensabile all'interno del nostro mondo. E questo rapporto di collaborazione, consentitemi, mi riempie di gioia e mi inorgoglisce per il fatto che possa partire da una università molto dinamica, molto al passo con i tempi, una università di altissima qualità formativa, di altissimo spessore, sottolineo ancora una volta, non solo per la qualità dei suoi docenti, ma anche e soprattutto per le sue grandi qualità organizzative e gestionali. Quindi nasce questo rapporto di collaborazione che mi auspico, lo dico senza togliere forza a questo primo corso accademico, mi auguro che possa essere diffuso su tutto il territorio nazionale, perché la cultura ha una sua capacità di penetrazione e di diffusione su tutto il territorio nazionale, che deve essere alimentato, deve essere coltivato. Quindi questo esempio qui a Bari, alla LUM, mi auguro, auspico, possa essere la testimonianza, il primo atto di questa testimonianza di un'esigenza fondamentale nella diffusione della cultura. E quindi io sottolineo ancora una volta l'esigenza da parte nostra nell'aver voluto questo progetto che si inserisce nel quadro più completo di una serie di progetti che noi abbiamo voluto per qualificare al meglio tutti gli operatori del nostro sistema, perché riteniamo che la formazione di tutti gli operatori del nostro sistema sia una delle precondizioni per garantire un futuro al nostro mondo. E chiudo con un grandissimo in bocca al lupo a tutti i corsisti, tutti coloro che hanno voluto aderire a questa, rispondere a questa nostra esigenza. Mi associo anche
ai complimenti ad Antonio Macri, che conosco molto bene, perché è un bellissimo segnale, anche questo è un record, come un record aprire al mondo della formazione professionistica, professionale per i direttori sportivi da parte di alcune, attraverso un riconoscimento anche ad un'associazione come l'ADICOSP, che è molto impegnata da diversi anni. E lo dico con molta franchezza, che non avevi avuto mai la possibilità di ottenere visibilità in forma proprio di appagamento di tanti sacrifici, di tante forme di investimento che hanno fatto in tanti anni di lavoro. Quindi ben vengano queste forme di associazionismo, ben venga il livello di formazione, ben venga il livello di adesione da parte di questi corsisti e ben venga la qualità della formazione nel mondo del calcio. Quindi grazie alla LUM, grazie al Rettore, complimento ai corsisti e un grazie all'ADICOSP e soprattutto a tutti coloro che si sono impegnati nel realizzare questo primo progetto. Siamo noi che ringraziamo il Presidente Gravina per il suo intervento sempre lucido. Un piccolissimo ricordo personale, l'incontro di febbraio in FIGC con il nostro direttore amministrativo che ha dato 5 mesi fa. Com'era il risultato e come dico poi il risultato è più difficile. E quindi il ringraziamento al Presidente Gravina è veramente caloroso e sentito. Senza il suo indispensabile apporto questa impresa non sarebbe mai partita. E adesso Roberto Mancini, l'allenatore della nazionale italiana di calcio, l'uomo che ha ravvivato la nostra sempre grande passione per la squadra azzurra. Passo a lui la parola e lo prego poi soprattutto di rivolgere un messaggio e anche qualche consiglio, se può, ai nostri corsisti. Grazie, mister, prego. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Credo che le persone che hanno parlato prima di me hanno detto tutto, insomma. Credo che sia fondamentale per una persona che inizia a fare questo tipo di lavoro avere la possibilità di partecipare a un master così importante, perché è vero che fare il direttore sportivo, insomma, uno deve avere delle competenze calcistiche, conoscere, sapere di calcio e tutto, però arrivare ad essere preparati, avere nozione e sapere altre cose, credo che sia fondamentale, fondamentale per lui, fondamentale per il club dove andrà a lavorare. E prendo come esempio i corsi che facciamo noi quando smettiamo di giocare. Noi giochiamo per tanti anni, facciamo il nostro lavoro per circa 20 anni, pensiamo magari di sapere tutto del calcio, e invece poi quando andiamo a fare i nostri corsi di allenatore fino al master, insomma, si apprendono tante cose e lì si diventa praticamente allenatori. Quindi credo che questo corso sarà molto importante per tutti i partecipanti, sicuramente li aiuterà a migliorare. E chiudo dicendo, facendo un grande in bocca al lupo, buon lavoro, sicuramente avremo direttori sportivi migliori dopo questo tipo di corsi. Grazie, mister Mancini, ma io ringrazio calorosamente tutti i nostri illustri ospiti e con la loro presenza hanno senz'altro impreziosito questa presentazione. Mi ero tenuto da ultimo un ringraziamento che ha anticipato il presidente Morrone al dottor Giuseppe Tambone, coordinatore scientifico del corso. La sua opera infaticabile costituisce la vera spina dorsale dell'organizzazione del corso. Rivolgo un altrettanto caloroso augurio ai nostri corsisti e invito loro a seguire l'insegnamento calcistico del mister Mancini. Recuperare palla in una zona avanzata del vostro futuro, non la mollate più fino a quando non sarà entrata in rete. Spero che il mister sia d'accordo con me. No, sono molto d'accordo perché credo che comunque bisogna avere coraggio nel fare le cose, non avere solo paure, soprattutto quando magari le cose non vanno bene, quando a volte ci sono delle situazioni difficili, è proprio lì che bisogna avere carattere e andare a rischiare ancora di più, perché poi comunque quando uno rischia e crede nelle proprie qualità arriva a quello che è il suo obiettivo sempre. Grazie, mister, anche per questo intervento supplementare. Sarà un segno per i nostri corsisti. Vi
ringrazio ancora tutti e aspetto i nostri corsisti oggi per la prima lezione alle ore 15 con me, con il direttore scientifico. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Grazie.